Buonasera, questa sera faremo dei gamberoni gratinati. I gamberoni vengono dalla Sicilia, quindi sono italiani. Sciacqueremo. E poi procederemo a levare il carapace lasciando solo la testa e la coda. Facciamolo sempre delicatamente, altrimenti è facile che la testa venga via. Ecco qui. E vi riesce lasciate anche la coda. Poi incideremo il gamberone togliendo l'intestino che rimarrà amaro e pieno di sabbia, così. Ecco qua. Sciacquate e voilà. Procedete per tutti i gamberi. Gamberi gratinati è un piatto molto sfizioso. È buono anche come un aperitivo, un antipasto. Sono molto gustosi. Ecco qui, lasciamo la coda sempre, incidiamo. Togliamo l'intestino. Ecco qua. Un'operazione che porta via un po' di tempo, ma è necessaria. Ecco i gamberi privati del carapace. Abbiamo lasciato solo la testa e la coda. Ora li disporremo in una teiella per gratinarli. Ora prepareremo il nostro pane grattugiato con del prezzemolo e della scorza di limone biologico di Cetara per gratinare i nostri gamberoni. Procediamo a grattare la scorza che darà un profumo intenso ai nostri gamberoni. Poi, terminata la cottura, a piacere si potrà aggiungere anche del succo di limone, ma solo ultimata la cottura. Ecco qui la nostra scorza. Mi raccomando, solo limoni biologici, che la scorza è importante. Ecco, misceliamo bene. E procediamo a mettere nella nostra teiella i gamberoni. I gamberi, asciugati con della carta assorbente, li disponiamo nella nostra teiella. Ecco qui. Li lasciamo un po' larghi, in modo che prendano bene il calore. Eccoli, spettacolari. Andremo ad aggiungere un pizzico di sale, poco, un po' di pepe e un filino d'olio.
Ora con il nostro pane grattato aromatizzato spolveriamo i gamberi. Qua a piacere potete aggiungere anche del parmigiano, della curcuma, del curry. Provate, dovete provare, in cucina si prova sempre. Ecco qui. Ora i gamberi verranno infornati o a 200 gradi per 10 minuti, o se avete la funzione grill ancora meglio, così si tosterà il pane e il gambero rimarrà morbido. Ecco qui. Ecco i gamberoni gratinati. Che profumo, che spettacolo, spettacolo vero.